Dottore, come mai viene sottovalutata, ecco, questa situazione, questa patologia? E soprattutto ci sono poi dei campanelli d'allarme che possono, ecco, in qualche maniera, insomma, mettere in attenzione, sostanzialmente attenzionare le persone. Chi ha una malattia cardiaca e incomincia ad avvertire la sensazione di mancanza di fiato, incomincia a vedere che le gambe si gonfiano, dovrebbe sapere che questo può essere legato ad un ulteriore peggioramento della funzione del cuore e questi sono i segni che indicano che è presente lo scompenso cardiaco. Quindi sicuramente un'educazione, un'attenzione a questi aspetti può essere utile per i pazienti che soffrono di malattie cardiache. E che dovrebbero avere consapevolezza che questa diagnosi precoce è importante perché può garantire ovviamente un intervento tempestivo e quindi una maggiore possibilità di sopravvivenza. Il perché questo non sia percepito dall'opinione pubblica dipende da tanti fattori. Lo scompenso cardiaco è una condizione che riguarda maggiormente i pazienti anziani, quindi può, diciamo, non essere per questo motivo percepita nella sua drammaticità come le neoplasie, che spesso riguardano invece i pazienti più giovani, ma c'è in generale una scarsa comunque consapevolezza, indipendentemente da questo aspetto anagrafico, sull'importanza della malattia.